La Ducati Monster Evo è piena di nuovi particolari che di fatto ne cambiano notevolmente il look. La coda diventa più snella grazie al nuovo impianto di scarico, c'è il nuovo cupolino e arrivano due inedite livree, rossa e nera, entrambe con la fascia racing longitudinale. Cambia anche la posizione di guida, con il manubrio più alto di 20 mm e la sella ridisegnata. Novità di sostanza nella tecnica, il Desmo 2 di 1100 cc tocca quota 100 cavalli e guadagna la frizione in bagno d'olio, ma soprattutto c'è nella dotazione di serie il Ducati Safety Pack, un pacchetto di sistemi elettronici che comprende ABS e controllo di trazione DTC. Abbiamo guidato la Monster 1100 Evo sulle splendide strade che si inerpicano sull'Etna e si è confermata grintosa, con un comfort migliorato ma sempre in stile sportivo Ducati e con un motore con un carattere inconfondibile, tutto coppia e tiro. Come sempre per le rosse di Borgo Panigale, i regimi ideali sono i medi, dai 3500 ai 7500 giri. In questo range il gusto è impagabile. La guida è sportiva ma non esasperata, con la proverbiale stabilità Ducati e un'evidente leggerezza. Agendo sui registri della forcella Marzocchi si può migliorare il feeling con l'avantreno e il divertimento aumenta assieme alla confidenza. In accelerazione in uscita dalle curve il grip è sempre ottimo, con il contributo del controllo di trazione. Per i più sportivi consigliamo la modalità 1, che lascia molta libertà. La 2 e la 3 sono molto versatili, mentre la 4 è ottima per stare tranquilli in ogni condizione, ma un po' troppo brusca nei tagli. L'ABS è efficace e discreto, sia nella guida tranquilla che in quella più impegnata. Sul bagnato è a dir poco indispensabile.